Antonietta Centofanti, mancano 3 mesi ai 10 anni dal terremoto. Quello che manca però è ancora il piazzale della memoria. C'è qualche speranza di vederlo cominciare, vederlo partire prima di quella data? Beh, io spero e mi auguro di sì, anche perché mi risulta siano state poste in essere tutte le procedure per dare l'avvio alla realizzazione vera e propria. Insomma, c'è il prosieguo di quanto già deliberato dalla precedente amministrazione, che è stata deliberazione accolta in pieno anche dall'attuale amministrazione, quindi c'è la volontà di proseguire e di dare vita a questo parco della memoria di cui la città credo abbia assolutamente bisogno. Superate quindi anche le contraddizioni, i contrasti con i residenti locali che avrebbero voluto rivedere il progetto? Ma guardi, questo non lo so e francamente non mi interessa, perché era un progetto risultato di un bando espletato, vinto da due giovani professionisti, realizzato, presentato in più occasioni alla città, quindi diciamo a fine percorso porre delle sollevare questioni, spesso anche il carattere diciamo personalistico, no? Mi è sembrato, mi sembra inopportuno, si procede per la strada maestra e quindi ci auguriamo di vedere posta la prima pietra la notte tra il 5 e il 6 aprile. Perché è così importante ricordare con un elemento fisico urbanistico la tragedia del terremoto? Perché la memoria non ha a che vedere esclusivamente con il ricordo di chi non c'è più. La memoria è una narrazione, quindi chi girerà per quel parco, no? Tra gli alberi, le fontane, eccetera, e vedrà quella lista di nomi, che sono 309, non ce lo dimentichiamo. Si chiederà che cosa è successo, perché è successo e magari si impegnerà perché non accada mai più, quindi la memoria ha a che vedere con la vita soprattutto.